Ecco viaggiatori, oggi è un bel casino qua. Siamo arrivati a Stabia, siamo partiti da poco e siamo diretti verso la costiera amalfitana. Non so quello che si sentirà perché appunto c'è un sottofondo di traffico tremendo. Speriamo di uscirne presto. Però la giornata è fantastica, noi siamo belli carichi dopo la giornata di ieri a Pompei e quindi via di pedalate! Ed eccoci di ritorno al mare, siamo arrivati a Castellammare di Stabia. Qui inizia il nostro tragitto lungo la costiera amalfitana che ci vedrà girare tutta la penisola. A Vico Equense siamo entrati nella costiera e devo dire che il paesaggio è cambiato completamente. C'è un gran bel mare, c'è un gran bel paesaggio e poi c'è un traffico che è, diciamo, improponibile per un cicloviaggiatore. Adesso speriamo che andando avanti migliori verso Sorrento. Per ora è dura. Siamo arrivati a Sorrento e Sorrento è la patria dei limoni e infatti si vedono un sacco di limonaie. Per uscire da Sorrento e soprattutto per uscire dal traffico ci siamo inventati una strada che abbiamo visto sulla mappa del nostro GPS, che è davvero durissima, ci sono delle rampe tostissime ma anche abbastanza suggestiva, però ci fa penare parecchio. Almeno siamo fuori dal traffico e quindi molto meglio così piuttosto che fare una strada più dolce ma più incasinata. Dopo aver fatto tante strade trafficate, ora finalmente sembriamo aver trovato la nostra dimensione. Ci sono delle stradine carine in mezzo alle limonaie qua nel Golfo di Sorrento, oltre Sorrento, e speriamo che continuino così perché qua inizia ad essere carino e divertente. E poi arrivi a fare una salita al 20% su Ciottolato e in fondo hai la sorpresa. E vai! E cosa fai? Avanti o indietro? Avanti! Siamo arrivati al culmine nei pressi di Sant'Agata, proprio poco sopra i 400 metri, e adesso si inizia a intravedere la costiera amalfitana. Abbiamo girato praticamente il promontorio di Sorrento e siamo verso Salerno. Senti qua il cucuzzolo!
Abbiamo percorso una strada davvero incredibile, pendentissima, da Sant'Agata dei Due Golfi, e adesso siamo qua nei pressi di una pineta che in realtà è interdetta la pedonabilità perché ci sono gli alberi abbastanza pericolanti. Adesso noi vediamo se riusciamo a stare qua un po' ai margini e piazzare la tenda, perché sono le 6 di sera e quindi è ora di cercare un posto. Tra il resto qua il panorama è davvero magnifico. Qua più avanti si vede la fine del promontorio di Sorrento e campanelle, e dietro si vede invece il monte Fraito o Fraito, non so la pronuncia, è colorato dal tramonto. Buongiorno cicloviaggiatori, siamo ai margini della costiera amalfitana. Ieri sera abbiamo trovato un bel posto qui in pineta e siamo pronti per una bellissima giornata, tra il resto con il sole siamo pronti ad attraversare la costiera e dirigerci verso Salerno. Oggi dobbiamo sicuramente ammirare paesaggi da cartolina. Quella che sulla nostra mappa è segnalata come una strada in realtà è un sentierino scosceso e impraticabile, e quindi non abbiamo potuto imboccarlo. Però ci hanno detto, c'era un agricoltore, un signore del posto che stava coltivando l'orto, che ci ha detto che da questa parte potremmo passare con il carrettino, anche se col carrellino, anche se è un po' scoscesa anche da questa, però forse è più facile. Quindi andiamo a vedere se riusciamo a fare la discesa. Ci manca una discesa per arrivare sulla strada principale poi della costiera, e speriamo di farcela, se no ci tocca tornare a Sant'Agata sui Due Golfi, che non è proprio il massimo. Fine il sentiero è diventato una ciottolata che poi porterà sulla strada, quindi ci è andata bene questa volta. Ed ecco i Due Golfi, quello di Salerno da una parte con la costiera amalfitana e quello di Napoli dall'altra col Vesuvio e Sorrento. Devo dire che la costiera ci sta ripagando della giornata di ieri, un po' trafficata e complicata. Oggi i panorami sono da urlo davvero. A Positano, primo paese della costiera, e direi che è un paese tipicamente campano. Pranzo del ciclo viaggiatore: salsiccia, melanzane e zeppole di San Giuseppe, visto che oggi è San Giuseppe. Buon appetito a tutti!
viaggiatori finiscono e anche loro possono prolungarsi in memoria, in ricordo, in narrazione. Quando il viaggiatore si è seduto sulla sabbia della spiaggia e ha detto «Non c'è altro da vedere», sapeva che non era vero. Bisogna vedere quel che non si è visto, vedere di nuovo quel che si è già visto. Vedere in primavera quel che si è visto in estate, vedere di giorno quel che si è visto di notte, con il sole dove la prima volta pioveva, vedere le messi verdi, il frutto maturo, la pietra che ha cambiato posto, l'ombra che non c'era. Bisogna ritornare sui passi già dati per ripeterli e per tracciarvi a fianco nuovi cammini. Bisogna ricominciare il viaggio, sempre. Cos'è Saramago? Non basterebbe una settimana per visitare l'intera costiera amalfitana, un tratto di costa davvero suggestiva, appartenente al patrimonio UNESCO dal 97, che va da Positano a Vietri sul Mare. Noi siamo entrati a Positano e è sicuramente uno dei posti da non perdere, e poi sicuramente la Grotta Smeraldo di Conca dei Marini, Furore, Conca dei Marini stesso, Albori, Atrani, che sono tutti i borghi più belli d'Italia. E questo tratto di costa che praticamente è percorso da una strada veramente suggestiva, sempre a picco sul mare, è affrontabile anche tutto in bicicletta, però occhio perché oggi siamo a marzo, siamo in una giornata infrasettimanale che è martedì e abbiamo già trovato traffico, quindi figuratevi in piena estate. Il consiglio è quello di evitare sicuramente i fine settimana e magari bisogna avere un po' di fortuna e poi magari andare sicuramente in bassa stagione, quindi da novembre a febbraio-marzo. Siamo arrivati a Vietri sul Mare, quindi l'ultimo paese della costiera amalfitana, che quindi da qui in poi abbandoniamo e proseguiremo. È ormai il crepuscolo e quindi da qui in poi proseguiremo per arrivare a Salerno oggi. Ed eccoci a Salerno, ultimo tuffo nel traffico più frenetico. E l'acquisto di una bufala ha riportato gli animi alle stelle. E una bufala intera o una mozzarella? E vabbè, adesso abbiamo trovato un alloggio qua per fortuna vicino all'ingresso di Salerno, quindi anche perché ormai sta diventando buio, c'è un bel tramonto comunque, gli ultimi 200 metri in contromano, quindi siamo sul marciapiede per raggiungere il nostro alloggio. E questo è il posto dove staremo questa notte a dormire, credo, se abbiamo capito bene.